I funerali di Mia Martini si svolgeranno domani nella chiesa di San Giuseppe di Busto Arsizio in provincia di Varese alle 16.30. A quell'ora tutte le radio d'Italia dovrebbero mandare in onda delle sue canzoni. È un estremo omaggio a una grande artista. Fu Sanremo 92 a rilanciarla quando arrivò seconda con Solo tu nell'universo. Poi più tardi Gli uomini, che la consacrò definitivamente una delle più grandi interpreti italiane. C'è un dollaro d'argento sul fondo del sacco. È triste pensare che Mia Martini abbia dovuto attendere il giorno del suo funerale per ricevere tutto l'affetto, il calore e la simpatia che in vita non aveva avuto. Eppure è così. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe a Busto Arsizio c'era tantissima gente, 5-6.000 persone, per salutare questa artista sfortunata che, morendo prematuramente a 47 anni, lascia questa terra con un largo credito di successo e di felicità. L'atmosfera è da concerto, ma di quelli immensi dove i fan arrivano con ore di anticipo e assediano le transenne sfidando la pioggia, pur di battere le mani e poter dire quel giorno c'ero anch'io. Tra la folla si riconoscono volti noti come quelli di Marcella Bella, Gio Squillo, Maurizio Vandelli, Mattia Basar. In prima fila nella chiesa gremita il padre di Mia Martini accanto alla seconda moglie. E qualche fila più indietro si intravede Enrico Ruggeri e Giorgio Armani. Sembra una grande festa, ma è una festa di addio. E le parole del prete, Don Silvano, che parlano della solitudine come una malattia che deve essere affrontata con forza e coraggio, pesano come macigni sul ricordo di questa donna, dalla grande voce ma dal cuore debole, forse malato o forse ferito. Non c'è musica in chiesa, solo i cori stonati della gente presente. Ma tutte le radio italiane, contemporaneamente all'inizio della cerimonia, hanno trasmesso una canzone di Mia Martini. Un tributo che soltanto l'America aveva riservato a un grande come John Lennon, ma che suona un po' stonato, come una sorta di premio finale con il quale il mondo della canzone vuole sdebitarsi per l'indifferenza e la crudeltà che per tanto tempo aveva riservato a quest'artista. Queste sono le immagini dell'ultimo concerto tenuto da Mia Martini vicino a Caserta 3 giorni prima di morire. Più degli applausi, Mia era stata commossa dal regalo affettuoso di una bambina che le aveva donato una rosa. È l'ultima occasione per vivere, vedrai che non la perderò, dicono i versi della sua canzone più famosa. Peccato che lei non abbia mantenuto la promessa. Qual è l'ultimo ricordo che lei ha di Mia Martini, l'ultima volta che vi siete viste? Ma purtroppo non è recentissimo. Io l'ho vista l'ultima volta un anno fa a un festival, Viva Napoli, dove lei presentò una canzone, una vecchia canzone napoletana, che era Luna Rossa. E mi ricordo che purtroppo non entrò in finale. Allora io andai da lei e dissi: Mimì, mi dispiace tantissimo perché poi l'hai cantata così bene. E lei invece con tanta allegria si mise a ridere e mi disse: ah, ma è un gioco, no? Tutto lì. Senta Marcella, sentivo poco fa i titoli del telegiornale della sera, dicevano l'hanno uccisa la solitudine e la cattiveria. Lei è di questo parere? Ma non lo so, perché io credo che Mimì sia sempre stata una donna molto introversa. Forse ha sempre amato la solitudine, quindi era anche difficile stare vicino a una donna così e farle compagnia, perché lei credo che amasse stare da sola, comunque non esporsi tantissimo con gli amici, non stare sempre insieme agli altri. Quando voi avete cominciato, quali anni erano? Quali erano le canzoni che vi hanno portato al successo più o meno nello stesso periodo? Vi conoscevate da molto tempo, vero? Sì, tantissimi anni. Comunque io sono stata molto più amica di Loredana, devo dire. Però Mimì l'ho sempre seguita, appunto perché abbiamo cominciato negli anni 70 quasi insieme, e mi ricordo di quella volta che arrivammo a pari merito prime tutte e due al Festival Bar, riuscimmo a vincere tutte e due a pari merito, io con la canzone Io domani e lei con Piccolo uomo. Insomma, io sono un po' emozionata stasera perché sono molto colpita da questa cosa. Lo siamo anche noi. C'è una canzone di, appunto la cosa che avevo chiesto prima a Barbara Cola, una canzone di Mia Martini che avrebbe voluto incidere lei, una canzone, lo dico in senso buono, che le invidiava? No, devo dire di no, perché lei ha sempre cantato in un modo magnifico le sue canzoni, le interpretava veramente con l'anima, come ha detto prima Barbara.
oltre che col cuore ci metteva anche l'anima. Io non le ho mai invidiato nessuna canzone, l'ho sempre molto 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 ammirata. Torniamo qui a Roma. Cinzia, quando dicevamo prima l'hanno uccisa solitudine e cattiveria, ho visto che tu annuivi. Sì. Pensi che sia stata... Sì, ho sempre avuto questa sensazione, devo dire, innanzitutto che spesso per riuscire, perché voglio dire, perché una cantante straordinaria come lei non c'era di più, non era più presente nella musica. Bisogna dire che spesso per sfondare nel nostro mestiere, perché poi musica e spettacolo sono abbastanza similari, in questo senso bisogna avere spesso un'avidità e una necessità di affermazione che molto spesso i grandi artisti non hanno. Io credo che lei fosse veramente una grande artista ed è stata soprattutto, io lo dico perché non me ne può, scusate, lo dico, lei è una persona, scusate Alt, lei è una persona che è stata isolata quasi tutta la vita perché sostenevano che portasse sfortuna. Questo era uno dei motivi per cui non la facevano cantare ed è mostruoso. Quindi insomma è difficile non pensare alla vita di questa donna nei termini di una vita di solitudine, obiettivamente, sapendo che si diceva questa cosa in giro di un'idiozia, perché come può una persona portare o non portare una cosa che non ha alcun senso. Non è la sola e inviterei a smetterla con smettiamola questa cosa orrorosa, con questa cosa, perché c'è gente a cui è stata rovinata la vita, la vita. Nessun, come si fa, come fa un essere umano a portare sfortuna? Ma per carità di Dio, appunto, questo va detto. Marcella, qual è la sua opinione su quanto è stato detto adesso da Cinzia? Ma che sì, che nel nostro ambiente girava questa voce, però io personalmente non sono mai stata superstiziosa e quindi non ho mai creduto in queste cose, perché si sente sempre dire quello lì porta iella, quell'altro, insomma, credo che sia una cosa molto stupida, quindi non ho mai fatto, non ho mai dato peso a queste cose. Allora, adesso, prima di salutarvi, io direi che il modo migliore per portare un ricordo con noi di Mia Martini, ma soprattutto per ricordare ancora una volta la sua straordinaria bravura, sentire la sua voce. Marcella Bella, la saluto, la ringrazio di essere Grazie. Stata con noi. Saluto Grazie, tutti, saluto il pubblico, i miei ospiti. Ci sono donne che possono ancora fare del corpo una strana bandiera, e c'è chi sopra un palcoscenico si muove con maestria. Se provassi potrei farlo anch'io, ma quando il momento, mio Dio, mi sento coppa e ridicola io. La mia paura è una nota stonata, e lo sai perché non c'è niente di grande in me. Io posso soltanto cantare per te. Stella, stella che risplendi finché c'è la tua canzone, se lassù senti sola, scendi giù vicino a me. Stella persa e ritrovata, qualche volta in tristi bar, io conosco la tua storia, ma se vuoi ti ascolterò.